Minuto. Amici Alberto Ferrarese, ben ritrovati dal fenicottero. Partitone sulla carta del quarto di finale della seconda gara provinciale a coppie. Massimo Calegari e Mirko Pimpani Beluzzi, VS, Luca Donfani e Roberto Asnecker. La mocciata del Monellino. Puntini, ma questo è un biliardo quasi internazionale. 10 con il ritorno della cavallina storia di Giovanni Pascoli. Snick va a punto. Largo. Di misura Mirko. Questo è il braccio sinistro del Dolf, in diretta alla visitata. Questo è il braccio sinistro di Snick, sempre in diretta alla visitata. Impegnativo, un girentino più, non si tiene il punto, si mette dietro il pallino un po' spostato.
Lunga, corta. E Mirko non porta giù il pallino, giustamente avendo la linea di vantaggio, e mette dentro il 3-2. Sì, che lo riporto vicino a una bianca, ci può stare ancora un tirettino di lunga corta, però attenzione, solo per fare il punto 2-4, cosa che fa il manello, ma la fa stretta, spizza il pallino e lascia il punto. Sana ma dritta, passo solo a metà della gloria. Va a calcio, pena la rossa, ma riesce a portare giù il pallino. Monello vuole la biglia dietro il pallino. Giri per Nick. Un po' di spinta, attenzione al ganassino, colpisce la biglia. È andata bene. Gira anche il golf. Con un po' di spinta per andare solo la rossa, colpisce bene.
quattro punti di colore. Filotto, tre passaggi sulla fila, allora su biliardo 1 giocano Seba Ignoro contro Franceschini e Guriani. C'è Braga e Ferraro contro Zuccarini e un altro che non ricorda più il nome, sempre qui Portotolle. E sul biliardo in fondo Flipper e Calegari contro Vidone e Cristian Simoni. Colpisce il pallino, fa il punto nuovamente. Andò spinge su. Calcio del Monello che porta giù il pallino, passa sopra al castello e lo porta vicino alla rossa, in basso alla nostra destra. Il punto con un po' di buona suerte per il gol. Leggermente lungo, Asnik cerca la sua biglia, ne fa 4. Metto di coda, e un ritorno con 2 punti per il Dolph. No,
porto il pennello vicino alla sponda, finché che andrà a stringere. Sperato che il pallino sia spazio per Belluffi. Leggermente lunga anche questa. Rimpallo sulla rossa. Credo che cerchi il quartino della bianca più vicino, se no di tirare in mezzo e con la carambolina sfilare l'altra bianca, però sbaglia il tiro, colpisce piena la bianca, rimpallo e salta via. Ora va a caricare la rossa per fare il trino sull'altra rossa e portarla sul pallino. Tiro sulla bianca, o direttamente in mezzo tra la rossa e la sua bianca. Se la vuole dare il punto, perché punto è rosso. Un filottazzo con l'ometto bianco che rimane, poi c'è l'altro ometto bilaterale, altri 8 punti, 32-10. Di spinta sulla bianca, sembra abbondante, però si apre, punto appreso. Buona la biglia di Belluffi. Il tiro di snick sfila la biglia,
per far passare vicino al castello, andando lì con la sua. La porta vicino alla buca. Due punti per uno, non fa male a nessuno. Tocca il pallino. Calcio per Sneak. Che castiga immediatamente l'errore di Belluzzi. Con un 11. Aspetta, e risponde a risalire di Belluzzi. Ci dava la foto un po', eh?
Grazie. Sul miliardo 1, le ore 6, Bagnano 16, Franceschino Bogliani 15, sul miliardo 3, Braghe Ferraro 18, Conferini e suo compagno del mio portafoglio 14, e là in fondo Frati e Simoni 38, e Calverone e Filippo 8, però Filippo ho appena visto uno stacco da 8, si porta 16. Corrisponde l'effetto, prende due pezzi, poi le neviglie. Si apre da specchio, Smith fa uno sponde interno 35 d'offre snick, 34 Veluzzi e Calvari M. Bracciate del do. Risponde ad effetto. Veluzzi ne cerca 3 senza effetto, risolire, buona. Una mezza cipollina, questa è Disney,
non so se ha creato la sua. Fidozzi aveva indicato di andare vicino al pallino, tra la rossa e il pallino. Rosso, calcio per il monello, buono ma non dentro, accetta sostenuta. Lunga corta per Luzzi sul pallino, carina. Ciao ciao Serino. La tagliatina per il golf. Palatina si va a mettere proprio in una buona posizione. Tagliatina per le rosse.
scusa. Dolph, filo tasto per Dolph, vediamo se c'è il ritorno. Non c'è. Gioco libero per poter andare all'attacco. Sembra abbondante, leggermente abbondante. Errore. Uno per le vie bianche, 47-36. Quasi rimpallo. Vigliardo 4, Simoni e Fratti 50, Calligari R e Bottone 32, c'è Vigliardo 3, la Ducarini Company degli Portatole ne hanno, appena si spostano ve lo dico, 42, come pare 42 anche Braga e Ferraro, c'è Vigliardo 1, 48, Moviani, Franceschini, del centrale Dugato, contro il 32, di Fiorini Seba e Loro, del Cono 1. Non ho visto cosa è successo qua perché stavo guardando i punteggi delle altre quarti di finale, Franza di Annick.
direzione e la velocità sbagliate. Punta colpendo la rossa. Le tiene sulla bianca con un po' di spinta, che se spizza il pallino punta, ma fa un tiro perfetto, la porta giù. In tavola il gioco di colore. Lo porta giù. Vediamo se il Monero cerca solo il 4. Che sposta il pallino, chiedo scusa per la bianca che la rossa sposta il pallino. Tasso. Thank you.
Preso per un orecchio, fortunatamente non ha incrociato nello rosso. Tolto che solo il punto. Calcio di Mirko, pallino basso. Posso andare ad appoggiarsi sulla bianca colpendola nel quarto interno per andare dietro il pallino, tiro fatto, c'è lo stesso tiro sempre sulla cortina della bianca con un po' di spinta per sfilare la rossa. Quarantotto per chi bocce. Decade Dolf. Miedo 4, Frati Simoni 62, Cagliari R, Bottoni Maurizio 47, su Bigliardo 3, da dove? Braga Ferrero 46. E i due amici del mio portatore ne hanno 44. Su Bigliardo 1. Selva il Nioro 46, Temoliani Franceschini 48. Thank you.
andiamo in mezzo. Cercherà il calcio al pallino Monello? Che voce per partita? Un 64 non la fa. Partito del pallino, no, c'è più il punto giri. Rovescio. Tutto sponda alta. Bel tiro di Monello che porta giù il gioco, un pallino che è attaccato a sponda.
il DOS fa un punto, solo sono leggermente aperto. Punto di brocca, di precisione, sembra molto carina. Tanto la mia sinistra sembra lavorare sul 48-54. Altro tiro di precisione per Mirko. Adesso vediamo Snick come se la cava. Non è semplice. È scarsa, messa quattro in tavola. C'è Tesciano, ma col colpo torna indietro, non va verso il castello. Faccia del pallino Enrico Belluzzi. Colpisce troppo abbondante, però fa il punto e porta il pallino molto lontano dalla sponda corta. Sotto da un mezzo, vediamo qua, io lo faccio, come l'avete messo? Cosa fanno? Si vedono qua.
c'è tattica per il Dolph che vuole andare dietro il pallino nel quadrante inferiore. Miliardo 4 vincono Fratti e Simoni, che sono i primi semifinalisti. Momento di testa. Siamo nel finale della partita.
faccio la miglia bianca. Quattro, molto vicino ma non dentro. Si va a calcio della bianca? Molto vicino. Fa due punti di buche. Braga Ferraro 58, Zuccherini e Company 88 50, anzi 60 perché ha fatto due punti di bocciato, 56 gli altri ragazzi, 55 Gnore Sheba e gli altri, non vedo perché c'è Sheba di fronte a 6 punti. Per il punto 1,63 2 voce per filotto e Franceschini Bireni hanno 60, dicevo subito a loro, contro i 55 degli altri. Partita Nerone e con l'ultima bocciata Vossani vince il bombolone. Gesto di stizza di Birco Belluzzi, una birra di penalità. Ci vediamo dopo ragazzi. Il Dozzi e Nick sono i secondi semifinalisti.